attraverso anche le vostre azioni. Ci proviamo. E i progetti, cioè adesso poi Muriel ci parlerà dei progetti formativi e entrerà più nello specifico, però cosa rappresenta un progetto formativo dentro un'azienda come Gera, che si occupa comunque di cose tecniche? Ecco. Diciamo che il postulato è la qualità, cioè noi cerchiamo di offrire un servizio di qualità al cliente, un servizio consulenziale, prima che di vendita, di servizio di beni. Per arrivare a questo è necessaria una professionalità, è necessaria un'organizzazione aziendale, quindi sono tutti aspetti che quelli professionali li abbiamo curati con dell'autoapprendimento, cioè diciamo sono corsi interni che tengo io, tengono altri miei colleghi per fare della formazione tecnica. Però per quello che riguarda l'approccio al lavoro è evidente che abbiamo bisogno di un supporto esterno. Con Frazionato è stata sicuramente, cioè formarti, chiedo, pardon, è stata sicuramente l'opportunità per una crescita professionale veramente credo interessante. Passiamo la parola a Muriel, quindi passiamo anche il microfono a Muriel. Di che cosa ci siamo occupati con questi progetti? E facci capire un po' il percorso che è stato affrontato. Dietro potete vedere le schede, magari Muriel non le leggerà perché sa ovviamente di cosa si è occupato il progetto, però è per farvi capire in sintesi come quanto specifici riescono a essere i progetti finanziati da Fondo Artigianato in logica tailor-made. A te la parola, Muriel.